accanto a me c'è l'educatrice Daniela La Terza. Daniela, cosa ci farebbe dire? Dog, che comprende coreografia, ritmo di musica, dove cane e conduttore eseguiranno delle figure, dei lanci, quindi prese poi da parte del cane di un disco. Le figure per esempio saranno tipo il garage, quindi camminare indietro per passarmi sotto le gambe, o lo slalom tra le gambe, o anche l'orsetto. Quindi non è solo da vedere la presa del disco o meno, ma anche tutto l'insieme. Ricordiamo anche che se tira vento, allora innanzitutto questa disciplina si fa sul prato, è in un campo di 50 metri per 30, quindi siamo un po' ridotti come spazio e non tutto ciò che c'è da fare. E più c'è il fattore vento che quindi cambia in continuazione e non mi dà la possibilità di fare lanci precisi e dritti, perché poi il vento è questo il disco. Quindi siete clementi, eh? Questo viene fatto ovviamente con la musica. Sì, sì, è una musica e quindi poi è. Sì, tu mi hai detto anche che ovviamente il tuo cane si chiama Nike. Ecco lì. Ah, ecco. Tu praticamente lì hai girato il film a Cinecittà e hai ottenuto il terzo posto nelle gare nazionali di Disc Dog. Infatti abbiamo il terzo posto nella gara nazionale di freestyle, più o meno ciò che vedrete adesso, ed è per questo che tutta la Puglia a Roma. Quindi facciamo vedere il bocca al lupo, mi raccomando, ci vediamo all'opera. Facciamo un applauso a Daniela La Terza, che emozionata, dai! Perché se vuole riprendere dall'esterno, perché dentro è il nostro. Me la chiami un attimo? Ma la sfilata è qua? Sì, no, è di là. È la Gilita adesso. Thank you.
Sei ricordo che ti ha detto e tu l'hai spiegato prima. Però lei è bravissima perché prende anche i miei tiri imponibili. Un applauso a Nick. Un applauso a Nick, perché il pubblico piace sempre gli applausi. Ci vuole un'età, ecco, un'età giusta per poter fare questo lavoro. Tu l'hai insegnata tu e se per qualche altro cane ecco, che vuole fare questo? Sì, sì, cominciate da cominciare. Francamente mi dà una mano. Ti possiamo dire il fisso? Di vedere qualcos'altro ancora? Facciamo riposare in effetto. Adesso proviamo un'altra cosa. Io prendo l'aila e facciamo un approccio con i bambini, con i bambini chiedono dei comportamenti da seguire. Lo facciamo qui. Quindi quattro bambini volontari. Quattro, mi raccomando. Uno. Qua Francesca l'ho brutto. Due. Vedi qui Anna Maria. Francesca l'ho brutto. Tre. E quattro. Ok, fatto. Poi casomai dopo li cambiamo, man mano. Facciamo anche sì. Facciamo di noi un'altra femminuccia che mi sostituisce un maschietto. Eccola. Ok. I vostri nomi? Alessio. Francesca. Anna Maria. Ok, bene, siete pronte? Mi raccomando, Ora aspettiamo che la nostra educatrice viene qui col suo cane. Vi ricordo sempre, ovviamente, lì il gazebo per sfilare i vostri cani, che per la sfilata che si terrà proprio perché sono quasi le 18, quindi alle 18.30 ci sarà la sfilata con quattro premi. Poi c'è il punto, quel gazebo, un punto di informazione per i vostri cuccioli, ci saranno i veterinari che vi daranno ecco dei consigli. Poi all'interno del negozio piccolo zoo troverete tantissime offerte anche sui prodotti trainer. Quindi mi raccomando, per la foto, lì è allestito la foto, il costo della foto unico formato 2,50 €. Ora che siamo davvero tanti, possiamo fare davvero un altro applauso in memoria di tutto questo, questa manifestazione fatta in memoria di Gaetano Panunzio, ora che ne siamo davvero tantissimi qui. Dai, fortissimo!